detto che ogni tuo nuovo disco è un viaggio, che sai dove parte ma non sai dove arriva, questo? Qui siamo ancora in viaggio, no? Quindi vediamo dove va a finire. C'è un sacco di gente. È un viaggio che è partito da Malafemmina? Grandi feste per Giannani. Sì, Malafemmina è stata una tappa, ma direi questo è una grande partenza. Questo disco ci tengo tantissimo, sono felice di averlo fatto così, con questi presupposti nati bene, con la band molto forte. Sarà un grande live quest'anno e penso di dare il massimo. Perché Scandalo? Scandalo perché c'è bisogno di scandali per fare quello che ci pare. Perché per rompere un po' questo potere delle leggi, quindi ci prendiamo i nostri permessi. Scandalo è una possibilità. Fa qui l'Arena di Verona, tornare in un posto dove tu hai fatto un sacco di cose. Ma quando ho fatto Fotoromanza è stata una giornata bellissima, quindi quando ho vinto il Festival Bar è stata una delle emozioni più belle della mia vita, me la ricordo ancora. Stasera dedico queste canzoni a tutti con la stessa intensità di quella volta e ancora di più forse. I don't care if the world's fried, hot as air, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die, I don't care at all. Feeling. Come ti senti quando giri per concerti? Qual è il tuo rapporto con il pubblico di diverse città? I concerti dal vivo sono la cosa che preferisco. Non mi piacciono le interviste, fare pubblicità, cose del genere. Non mi piace scrivere, registrare. Mi piace invece suonare dal vivo. È la cosa che preferisco in assoluto. Quindi hai un buon rapporto con la gente? Sì, così la musica diventa viva. Ogni volta che io intervisto Bob è sempre più spettinato, è sempre più trasandato, why? Because I get so excited about the festival bar, my hair just goes crazy, you know? Sono i capelli che impazziscono per l'attenzione. Stanche ragazze? Sì. Però felici, stanche ma felici. Stanche ma felici. Allora, come va il concorso qui? Benissimo. Stasera? Stasera vedrete. Chi vincerà? Chi lo sa. Questo concorso non è come il concorso di Miss Italia o altre cose. Dà anche un futuro professionale, perché chi vince, vince dei contratti con Canale 5, eccetera. Ecco, voi che cosa dite? È importante questa diversità? No, a parte che è importante essere viste, perché, non so, molte di noi sono stati proposti dei casting. Quindi questa volta si può dire l'importante è partecipare. Regista Romeo all'opera. 2, 3, vai. Tutto bene le prove? Bene, bene. Sono brave queste ragazze? Insomma, non male. C'è da sudare sotto questo sole. Molto. Quest'inverno continuiamo la tournée, cioè voglio dire, questo disco ci piace un casino, lo spettacolo di quest'anno ci piace un casino. Continuiamo la tournée perché siamo sales una lira, di come vanno le cose. Continuiamo a fare. L'amministratore è l'amministratore. Non abbiamo un soldo, anzi, comprate le nostre serate, comprate. È la prima volta che mi trovo davanti a tanta gente e sentire che c'è qualcuno che ti vuol bene, che ti avvicina, penso sia la soddisfazione più grossa della vita. Tu hai dei modelli a cui ti ispiri? Ma no, io, beh, diciamo che... Cantautori italiani, per esempio. Ma cantautori italiani, io ho un idolo che si chiama Lucio Battisti, non penso di fare lo stesso tipo di musica, però bisogna cercare un po' di imparare un po' da tutti. Io penso che la musica italiana abbia senz'altro niente da invidiare agli americani. E che cosa offrirà Mietta in futuro? Beh, io adesso sto facendo programmi tipo LP, poi voglio fare una promozione all'estero, infatti adesso parto per girare un po' l'Europa per promuovere queste LP canzoni, e poi così mi preparerò per il prossimo LP. Tutto qua. Voglio fare un lavoro vero, perché secondo me un interprete ci deve permettere, anzi ha il dovere di fare e di esprimere le proprie vocalità in tutto, non soltanto nella melodia, ma anche nel jazz, nel funk, nel rock, nel blues, cioè al dovere, perché secondo me io non sono una cantautrice che canto e dico delle cose,
Io canto e dico delle cose degli altri, poi cerco di farle mie e di comunque raccontarle al pubblico. Passano lentamente le ore, i minuti, i secondi. L'ora della verità sta per scoccare. Intanto, tra una prova e l'altra, le candidate al concorso di Miss Estate si fanno catturare dall'occhio della telecamera nella magica cornice di Verona che sembra quasi perfetta per accogliere così tante bellezze. To the beach, yo, and you just don't stop, oh, yo. Yeah. 40 people make your body rock, so get down and start messing around when 24/7 is in your town. I know this. Oramai la so anch'io, però è meglio che non la canti. Guarda, che bel vestito. Do you like it? Yeah. Yeah. Do you want to have a friend? Maybe. Maybe. Forse. Maybe later. Maybe later. Okay, boys. Okay, ragazzi, io penso che voi siate il gruppo straniero più famoso qui al Festival Bar in quest'estate 90. I think so. Penso di sì. Penso di sì. It's me. Yeah, I'm Hollywood, the down in the beat. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat in the early light. Sit back, whack, jam and relax. I watch the master rock front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. Qualità c'è però un pochettino. No. Sì, sì, è inutile che diciamo di no perché sarebbe ipocrita. C'è. Ipocrisia. Dai, ipocrisia. Basta. Bugiardo. Magari con delle altre, ma con te non ce lo mi piace pure. Lo so, giusto, ma con tutte le altre? Sarà un po' sì, è chiaro. Ce n'è anche quelle che pensa che sono più belle, una che non sono più belle. Infatti. Tu? Sì, anch'io penso come loro. Cioè, c'è un po' di rivalità. Ma c'è un po' di emozione, anche un po' di emozione nel calpestare questo stupendo anfiteatro. Un milione di gente che ti guarda è stupendo, cioè sai di esistere appunto. Ma c'è un po' di emozione? Eh sì che c'è, siamo dietro la quinta, siamo nervosi. Io sono così almeno. Il cuore, più mi impattano. Lei invece è pallida. Sta male. Stai male? Sì. Dalla paura oppure da... Dallo stress. Allora, Ron, hai scappato la folla, sei riuscito ad arrivare al tuo albergo. Sono riuscito, finalmente, sì. Come sono i ragazzini qui a Verona? Ma sai, il Festival Bar è un'istituzione qui a Verona, per cui ogni volta che c'è questa trasmissione succede veramente di tutto. Ma bello, devo dire, non ci sono mai scene violente, è sempre un bel entusiasmo. Io ho visto che questi ragazzi si sono appostati qui questa mattina per vedere l'ingresso di tutti gli artisti. Cosa ti hanno chiesto? Autografi, foto, baci? Beh, sì, no, io poi cerco sempre di mimetizzarmi un po', per cui sono riuscito a entrare abbastanza tranquillo. Però sì, loro penso che arrivino sempre a chiedere poi un bel autografo, questo vogliono. Sono le 7:08, tra pochissimo apriranno i cancelli. Come vedete qui, davanti all'arena, la folla è aumentata. Sembra di essere tornati ai tempi dei romani, quando i leoni pascolavano per l'arena per vedere i cristiani. Per magnarseli! Vabbè, andiamo di seguito. Devono aprire i cancelli alle 18:30, avevano detto che aprivano i cancelli alle 18:30. Protesta quindi, faccio una sì, protesta. La protesta, perché è stato stampato che alle 18:30 aprivano i cancelli e... Tutto questo sale! Vedete? Ecco, calma. Entriamo anche noi, dai.
Sono i primi ingressi questi. Grande entusiasmo. Si fa un po' di fatica a farli entrare uno alla volta perché... Sono tre volte tra i devise che io vi chiedo se farete ancora un disco insieme e per tre volte non avrete risposto. Saltellare. Per cui non si saprà mai. No, non credo. C'è un film insieme. Farete un film? Che soggetto? La sceneggiatura di Paolo Belli con Cicciolina e Moana Pozzi. Cicciolina nel ruolo di Cicciolina e Bacine nel ruolo di Moana Pozzi. Chiaramente. Tu ci credi? Ah, è vero? E tu che parte fai? Io faccio il regista, l'hai detto tu. Ma c'è da sudare sotto questo sole rossi gonfiatore. Neanche da bere sotto questo sole bello pedalare in sé. Ma c'è questi fan. No, vabbè, qua è un'atmosfera. Ma tu non puoi mai girare da sola per strada, vero? Per strada da sola? Sinceramente no. Il tuo look quanto conta, secondo te? Beh, molto, perché fa parte di me. Io penso che ogni cosa è molto importante per me, perché penso che sia molto importante anche quello, quindi comunque. E cosa comunichi quando sei sul palco? Io penso, tipo di feeling? Spero, ecco, io penso e spero di comunicare allegria. Allegria e voglia di vivere. Come vedi la musica italiana in questo periodo? Beh, devo dire che la musica italiana in questo periodo la vedo molto bene, visto che così scorrendo un po' le classifiche settimanalmente mi sembra che ci sono un sacco di dischi nei primissimi posti italiani. Devo tuo dire, tra anche, questi? Anche il mio, certo. No, ma devo dire, a parte il mio, anche ci sono tantissimi altri artisti che stanno facendo dei grossi e buoni lavori, sicuramente. Quindi la vedi in un periodo buono? Sì, sicuramente. Allora, l'impatto con questo pubblico straordinario che è il pubblico dell'Arena di Verona? Ma devi sapere che io mi emoziono anche quando ho davanti 20 persone, figurati quando ho l'arena piena. Senti, Luca, comunque è una cosa molto bella. Stimolante, bella. Sì. Per te è stata un'estate straordinaria, vedo tutto il pubblico che noi abbiamo intervistato nel corso dei nostri programmi, dice sempre Luca Carboni, un momento magico. Ma è un momento in cui riesco a fare delle cose che comunicano ed è un bel momento, certo. Tra l'altro io appena torno da un tour bellissimo che mi ha dato molte soddisfazioni. Cosa fai in genere in questi momenti? Sei emozionato? Beh, oddio, l'unico imprevisto potrebbe essere che si rompa il nastro, non è che... Però no, l'arena fa sempre comunque il suo effetto, anche perché la gente la vedi proprio dal basso in alto, è una vera arena. E poi è molto suggestivo. Sì, no, infatti, poi si incontra gli amici, è una bella cosa. Nino, sei teso? È il tuo momento fra un minuto o due. Ma non sono teso. No, l'arena gremita di persone. È bello. Molto bello. Niente, è emozionante, però non sono teso. Non sei teso per niente. La tua chitarra, facciamola vedere, non l'abbiamo mai ripresa. Questa è la chitarra di Nino. Una chitarra magica. Tocca a te, Nino. Tocca a te, senti. Ciao. In bocca al lupo. Ciao. Ed è qui che le ragazze si truccano, si preparano davanti agli specchi, noi entriamo, non ci fa più nessuno, guardate, eccole qua, bellissime, truccatissime, vediamo se sei a posto, tu? Cappello. Sì. Chi ti ha truccato, numero 29? Mi ha truccato quella là. Quella là, l'ha truccato bene, vediamo? Vai avanti ragazzi, qui c'è trucco industriale, avanti una, fuori l'altra, guarda quella lì, come l'hanno truccata bene, sembra un'altra, bellissima, e lei? Guarda, tutta rosa. Sei soddisfatta? Abbastanza, sono... Chi vincerà questo Miss Estate? Ma, non si sa.
Tu hai qualche idea? No. È un mistero, nessuno lo sa, ma alla fine una vincerà. Sarai tu forse? Speriamo. Speriamo. Cosa farai se vinci? Ti ubriachi? Sicuramente sì. C'è una bella festa? Grande, sali, grande. Fatti vedere. Allora, ciao. Se fosse che tu vincessi, tutto al condizionale? Mi butti in mezzo al pubblico e bacio tutti. Tutti i baci? Bacio tutti. Tutti? Tutti, tutti, tutti 30.000. Sei un po' emozionata a affrontare questo pubblico? Adesso no, ma dopo... Eh? Ma dopo pensi di sì. Dopo pensi di sì? Vento congelata, camminerò così io. E come sei stata? Sono le solite ansie in aumento, stai come sempre. E come sempre mi stai domandando che tempo faccia. C'è un sole caldo da morire. Ma che bellezza, si sono sbagliati, non possiamo uscire. A un tempo, da un tempo, a un tempo. Quali sono i tuoi progetti? Progetti di preparare una tournée gloriosa, invernale, teatrale, e poi di ricominciare subito evitando di aspettare altri 4 anni da qui al prossimo disco. È una cosa negativa secondo te aspettare tra un disco e l'altro? Ci sono artisti che aspettano anche 6 anni, vedi Baglioni. Sì, ma io non mi chiamo Claudio Baglioni purtroppo, e quindi diventa molto pericoloso, molto rischioso, anche se però è andato tutto molto bene, sta andando tutto molto bene, nonostante tutto. La Ola! Festival Bar 90, la colonna sonora delle vostre vacanze su Italia 1 alle 20.30 di lunedì e martedì. Un appuntamento da non perdere. E nell'attesa delle finalissime, noi vi lasciamo con lo spettacolo di Verona e delle nostre splendide miss che sognano orizzonti di gloria. Arrivederci. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io sposa te. Miss, mia cara miss, io voglio il bis e tu sai già di che. Room.